Chiude lei, Presidente, e però le chiedo soltanto se può fare poi all'interno del suo intervento, che si sa bene organizzato, un accenno sul fatto che adesso con questa nuova alleanza di fatto PD Movimento 5 Stelle sarà più difficile nelle regioni? Sì, sarà più difficile, questo ti rispondo subito e parto. Quindi l'alleanza c'è, è fatta, andata, cucinata? No, la do ormai per scontata, d'altronde ci hanno messo pochi giorni per decidere che i numeri andranno insieme, ora magari discuteranno altre 3 ore, non di più, per decidere qual è il nome. E d'altronde noi l'abbiamo sempre saputo e sospettato, lo dicevamo anche a Salvini, lo diceva Giorgia, guarda che i 5 Stelle nascono da una cultura, da un'antropologia chiaramente di sinistra, a cominciare da Beppe Grillo, che è dichiaratamente, come dire, un nostalgico di Berlinguer e delle vecchie feste dell'unità, e quindi è chiaro che quel mondo, tranne una parte di elettorato che però lo stavano perdendo, è stato, come dire, riassorbito da una proposta politica a destra più convincente e nuovamente credibile, di cui Fratelli d'Italia è parte determinante. È chiaro che i 5 Stelle hanno avuto anche un momento di crescita forte elettorale, intercettando anche una parte di elettorato di destra che era rimasto deluso dalle esperienze precedenti, dal fallimento di alcune operazioni politiche, anche la storia del PDL, i governi Berlusconi e così via. Nel frattempo quello che è rimasto appunto è largamente orientato a sinistra, lo vediamo anche dai risultati delle votazioni, sempre che siano vere, su Rousseau, sempre che siano, come dire, risultati autentici. D'altronde nessuno può scrutinare lì, bisogna fidarsi, e facciamo affidarci, e quindi è così. Di fatto presto ci troveremo le regioni, che oggi la maggioranza delle regioni sono governate dal centrodestra, si troveranno da questa tenaglia di un governo nazionale guidato da PD e 5 Stelle e dalle opposizioni sul territorio che sono fatte appunto da PD e 5 Stelle, e questa tenaglia presto si salderà, sarà più dura per noi, per le amministrazioni dei territori, per i comuni governati dal centrodestra, affrontare questo tema, anche perché l'architettura dello Stato è una follia, sinceramente. La mia, questa esperienza da Presidente di Regione, potrei, come dire, occupare ore e ore a raccontare questa follia di uno Stato che tra conferenza delle regioni, conferenza Stato-Regioni, conferenza Stato-Città, conferenza unificata, sistema quindi delle conferenze, decisioni, appalti che non si fanno mai, quando sono pronti vanno al CIPE e al CIPE si ridiscute, e magari, come dice Ciriani, il MEF di fronte a un'opera pronta dice apriamo un tavolo di monitoraggio, perché c'è sempre un tavolo da aprire per evitare di spendere soldi, e il problema diventa non si sa bene quale, non realizzare le opere, ma quando va bene c'è questa ossessione moralistica per cui il problema dei problemi è l'ossessione della corruzione, che esiste, è vero, dobbiamo combatterla. Però se questa è l'ossessione, produce come risultato che per fare un appalto di una scuola ci vogliono 8 anni, lo ricordava il sindaco Biondi, qualcuno ancora ci interroga, cioè perché le scuole all'Aquila o nel cratere della Mano non sono state ricostruite? Eccola la risposta, eccola la risposta. Lo dico anche a Nicola Porro, io approfitto di questo intervento non per parlare con una persona, ma con un uomo che ha, come dire, il megafono per parlare a milioni di persone e far conoscere i problemi, far conoscere sia i problemi reali, far conoscere anche un po' la storia di questo mondo, di questa nostra comunità, perché io tra questa banda di pazzi, come è stato ricordato, sono un po' il fratello maggiore di questi mattacchioni che fanno i sindaci, e qualcuno di loro aveva poltrone più comode, era capitato anche a me di averne una un po' più comoda che non andare a fare il presidente di una regione. Oggi magari mi sarei divertito con i miei colleghi senatori, auguri, divertitevi adesso integralmente all'opposizione di questo nuovo governo, difendeteci in Parlamento da quello che accadrà. Però questa follia, questa lucida follia non nasce per caso, e lo dico anche a quei ragazzi che indossano quelle magliette gialle, perché mi sento un po' insieme agli amici che stanno qui sopra tra quelli che ve le hanno messe indosso queste magliette. Nel 98, quando nasce Atrei, io ero il vicepresidente di Basilio Catanoso, la comunità catanese, lo ha ricordato Salvo, era molto vicina ovviamente al presidente nazionale, io ero il suo vicepresidente, ebbi la responsabilità di organizzare e di guidare l'organizzazione del primo Atrei, quello del 98, che portò subito la destra giovanile agli onori della cronaca, conquistammo subito, già da quella prima edizione, i titoli dei telegiornali, magari era l'ultima notizia della giornata. Oggi ci siamo svegliati dove la prima notizia
era Conte ad Atreju, la seconda Orbán parla ad Atreju, la terza Di Maio contesta quello che dice Orbán ad Atreju, la quarta Giorgia Meloni interviene nel dibattito politico parlando da Atreju, cioè il telegiornale nazionale parla di Atreju, detta l'agenda della politica nazionale, e questo è un orgoglio profondo che nutriamo tutti noi, che 20 anni fa ce la siamo inventata da ragazzini questa festa, offrendola alla destra politica, ma non solo, al popolo italiano come luogo di confronto, perché questo è l'unico luogo dove vengono a parlare nella stessa giornata Tajani, Salvini, Beltroni, Padellaro, uomini di destra, di sinistra, di centro, di ogni fede. A noi non ci invitano molto alle loro feste, ma non ce ne frega niente, li invitiamo noi alle nostre a parlare anche quando non veniamo ricambiati, anche quando qualcuno pretende che all'Aquila si debba fare non il festival degli incontri ma la festa dell'unità sotto mentite spoglie e con fondi pubblici, e guai a reclamare perché sennò diventi il censore. Ma quale censura? Noi insegniamo libertà e democrazia al mondo intero, perché solo qui parlano tutti e vengono accolti civilmente, come è accaduto con tutti gli ospiti. Perché noi stiamo in piazza a contestare Giuseppe Conte il giorno dell'insediamento e qualcuno grida colpo di Stato, evocano la piazza, no? I toni, questa preoccupante manifestazione, e poi Giuseppe Conte viene qui, si fa i selfie, le foto, viene accolto, rispettato, fischiato come è giusto quando dice le cose che non piacciono, ma siamo appunto uomini e donne civili. Allora quando andiamo a governare ci andiamo con questo spirito, ricordando da dove siamo venuti, e la nostra ansia quotidiana, quella che ci fa svegliare la mattina con i battiti accelerati e ci fa dormire poco la notte, perché vi confesso che succede questo quando si diventa governatore o sindaco, succede esattamente questo, si vive peggio, non si vive meglio, ma si vive costantemente con questa, anche con questo pensiero, tra le tante preoccupazioni che si hanno è: riusciremo ad essere ogni giorno all'altezza della nostra storia, all'altezza delle aspettative della nostra gente, all'altezza dei problemi, dei temi, dei sogni che abbiamo alimentato, degli slogan che abbiamo urlato nelle piazze, dei temi che abbiamo affrontato qua dentro? E allora cerchiamo di dare il segno, perché l'amministrazione non è neutrale. Certo, far quadrare i conti, i bilanci può sembrare ragioneria, può sembrare un fatto appunto automatico, ma non tutto è neutrale, anche le cose che sembrano più asettiche, perché quando si ricostruisce una scuola, un progetto è un progetto, destra, sinistra, cos'è un progetto? È di destra o di sinistra? Non è niente, sembrerebbe tutto neutro, ma se una scuola si costruisce in vetro e acciaio piuttosto che con la pietra del luogo, fa un po' la differenza in termini culturali. Se una chiesa si costruisce con il campanile e non facendola somigliare all'hangar di un aeroporto, questo fa una differenza culturale. È questione di rispetto, di un'identità, di una memoria storica, di quello che un popolo ha prodotto, di un territorio come è fatto. Se si preferisce costruire le città, offrire servizi dando priorità a certi temi piuttosto che ad altri, quello è figlio di una visione del mondo, di una cultura, di un'antropologia di cui noi vogliamo essere portatori e garanti. Quindi io martedì affronterò un consiglio regionale che sarà bello denso di temi e di problemi, ma tra le varie cose arriverà in consiglio regionale la proposta di legge sui nuovi criteri per l'accesso alle case popolari. Biondi lo ha affrontato come sindaco, noi vogliamo farlo dando a tutto l'Abruzzo una regola, e una volta approvata lo offriremo a tutta l'Italia per riportarla, una legge dove la gente che ha precedenti penali importanti o che insulta e vilipende gli uomini in divisa o la bandiera, a proposito di bandiere, se Truzzo ha dovuto rimettere il crocifisso, io ho dovuto, tra le prime cose che ho fatto è stato quello di rimettere bandiere decenti e pulite e dignitose fuori i palazzi delle istituzioni, perché ho trovato degli stracci appesi, e questo è sintomatico della sensibilità di chi ci ha preceduto. E allora faremo appunto una legge che tornerà a dire che nelle case popolari ci deve andare la gente per bene,
che devono essere cacciati i delinquenti e gli abusivi, che devono essere privilegiate le persone che sul territorio ci vivono, lavorano e pagano indipendentemente dalla loro nazionalità di origine, dalla loro residenza antica, ma purché siano da sufficiente tempo residenti sul territorio e partecipi della vita della comunità, e ripristinare quelle regole di buonsenso. Quelle regole di buonsenso che, essendo state violate da troppo tempo, fanno in modo che dentro gli asili nido, dentro le case popolari, nelle provvidenze sociali e così via ci vanno tutti tranne quelli che ne hanno veramente bisogno e quelli che della comunità fanno davvero parte e dalla comunità vorrebbero risposte. Allora, questo è il nostro impegno, così siamo nati e cresciuti, così probabilmente stiamo anche invecchiando, qualche capello bianco ce lo riportiamo, e torniamo a offrire in questo luogo, in questo confronto e con le nostre esperienze. Poi Guido, sarà anche compito tuo, sei il responsabile nazionale del partito sugli enti locali, e anche questa non è burocrazia, è un compito importante, da uno che il sindaco l'ha fatto bene per 10 anni, lasciando, non succede spesso che dopo un doppio mandato si passa, come dire, la fiaccola al suo successore con il successo ampio e importante, quindi vuol dire che è bravissimo il sindaco nuovo, ma anche al sindaco uscente un applauso, insomma, se lo sarà meritato dalla propria città, e ha un'esperienza amministrativa da vendere, da mettere a disposizione di tutti, quindi dobbiamo fare rete, dobbiamo fare in modo che le buone pratiche che ci hanno raccontato ognuno di loro possano diventare di aiuto reciproco. Qualcuno ha fatto una cosa importante sull'urbanistica, qualcuno l'ha fatto sul turismo, qualcuno l'ha fatto sulla cultura, qualcuno sui servizi sociali, sui rifiuti, quindi facciamo rete, facciamo vedere che cosa è davvero un partito politico, un movimento, che cosa sia, perché in un'epoca in cui si disprezzano troppo i partiti e si disprezza troppo la politica, questo è il messaggio che voglio anche dare a Porro: studiate meglio questo movimento e del perché certe leadership non nascano dal caso, perché affrontano e superano gli eventi, anche quelli più difficili da affrontare e da superare, e perché c'è questo piccolo miracolo della politica italiana che vede aggiungere sempre un pezzettino. Magari siamo tutti sempre ansiosi, vorremmo correre di più, veder crescere il nostro movimento 0,0,0, però a poco a poco questo movimento sta diventando movimento centrale, importante, determinante della vita politica nazionale. E magari appunto è nato ed è cresciuto un po' come è cresciuto Atreju, un movimento di ragazzi, una festa piccola ma ambiziosa, dove bisognava quasi pregare le persone di arrivare, di mettersi a sedere. Giorgia c'ha ancora questo imprinting, gli è rimasto, ancora continua a mandare nelle chat: presto, occupato, guarda Giorgia quanto è piena questa sala, quanto è piena. Chiaretta, ancora a Chiaretta gli hai passato l'ansia delle sale vuote, ma non solo questa sala è piena, ieri erano piene tutte le sale, basta, come dire, sedersi e portare gli ospiti che servono, e qui c'è voglia di fare politica, e la classe dirigente si forma e non nasce per caso, nasce da questo: preserviamo, tuteliamo, facciamo crescere la buona politica, il modo corretto, autentico, vero di fare politica, anche social, non siamo contro i social, si partecipa anche a distanza, anche sui social, ma se poi non c'è la carne viva, la politica diventa solo chiacchiere, diventa solo slogan, diventa solo promesse. Noi dobbiamo fare i fatti e li stiamo facendo. Grazie a tutti. Grazie, grazie. Allora, ti lascio...